Sabato 23 marzo 2019 alle ore 18 si è tenuto a Cicerale l'incontro pubblico dal titolo Evviva la Terra, dove è stato presentato un programma per il lancio di un progetto per rivalutare il sistema agricolo. Organizzato dal giornalista e marketing manager Gerardo Antelmo e dalla Proloco di Cicerale, numerosi sono stati gli ospiti che hanno partecipato a questo importantissimo avvenimento, tra cui l'imprenditore svizzero Roberto Capponi con sua moglie, l'imprenditrice svizzera Vanessa Bixe, i quali hanno acquistato un terreno ubicato nel comune di Cicerale, dove daranno vita a una microazienda agricola che diventerà capofila di un grande progetto di diffusione nel paese elvetico dei prodotti della terra cilentana, fichi e olio extravergine di oliva. Noi l'abbiamo avuto ai nostri microfoni. Quindi innamorata del Cilento, una scelta lei, non solo lei, di investire qui sul nostro territorio. Saluto tutti gli abitanti del comune di Cicerale e vi ringrazio per l'accoglienza che mi avete Facciamo un riservato. applauso, innanzitutto, merita un sacco di coraggio. Sono qui per imparare e conoscere l'agricoltura di questo magnifico territorio. Vi ringrazio ancora, mi sento come a casa mia. Grazie. Allora, noi stiamo a Losanna. Dal 98 praticamente abbiamo una società che si chiama Enoteca Capponi, che non è un'enoteca come si intende qua in Italia. Abbiamo una società di importazione di prodotti di nicchia italiani, soprattutto vini, distillati e qualche specialità per la gastronomia. Quindi siamo io e mia moglie, stiamo a Losanna e abbiamo tessuto da 21 anni una grande rete di relazioni con il mondo della gastronomia e quindi serviamo tantissimi clienti in questo senso. Sì, effettivamente abbiamo scoperto questa regione grazie a Gerardo e abbiamo trovato veramente un'accoglienza eccezionale e abbiamo appena comprato un terreno con mia moglie nello scopo quindi di promuovere l'agricoltura e i prodotti tipici del Cilento. Quindi volevamo avere, come si dice in francese, un piede a terra qui a Cicerale, cosa fatta, e adesso l'idea è di fare questo progetto, di dare una mano a tutti gli agricoltori e piccoli produttori dei prodotti tipici del Cilento, come i fichi bianchi del Cilento, i ceci, l'olio d'oliva. È vero, è una bella terra, abbiamo trovato delle belle persone, un paese molto accogliente, verde con un grande potenziale, penso, per l'agricoltura e per dei prodotti di nicchia che noi cerchiamo.